Questa sera registriamo una intervista che mi sta particolarmente a cuore in quanto mi fa ritornare un po' indietro nel tempo, perché siamo in compagnia di due amici che ci faranno fare un viaggio virtuale oltre i confini europei. Stasera dedicheremo questo appuntamento al dialogo interreligioso, ma soprattutto al dialogo con l'Islam. La prima cosa che mi viene in mente se ascolto la parola Islam è un profondo rispetto e come dire, sì, rispetto, tradizione. Mi vengono in mente tante cose belle, onestamente, che purtroppo non a tutti viene sempre in mente questa cosa, però essendo musulmana io conosco l'Islam da casa mia, insomma. A me viene in mente, mi vengono in mente tante belle cose, tante bellissime tradizioni e un rispetto molto grande per la religione, per Dio, per le religioni. E arriva anche la conferma nel Corano, perché mi sono aiutato anche con il Corano. Ah, ok. E vi faccio sentire un versetto che c'è scritto, che diciamo che arriva la conferma che i scienziati, diciamo, i preti degli ebrei, del cristianesimo, che conoscono Maometto molto bene, che lo conoscono anche un uomo di Dio. Allora, è un versetto che ci sta nella sura del Baqarah 146. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura la riconoscono come conoscono i loro figli, quindi quelli che hanno studiato bene i libri del Dio, quale diciamo la Bibbia, il Vangelo, il Corano, lo conoscono perfettamente, lo conoscono, diciamo, in modo. Non è come gli altri, diciamo, quelli che non sono ben formati per le altre religioni. Il sacro è una domanda molto particolare. Il Dio per noi è qualcosa di intimo, io penso. Quel sacro è energia che scorre dentro di noi, è amore, e come lo manifestiamo è la religione. Il nome dell'Islam, Sara anche lo conosce in arabo, significa la pace. Slam. Perché è stato chiamato così? Perché nel periodo con cui è arrivato l'Islam c'erano le guerre tra i popoli e è venuto così in questo nome, l'Islam e la pace tra di loro. Quindi è una religione di pace, di solidarietà, del giudizio.